progetto nato per valorizzare i prodotti tipici friulani attraverso un veicolo motorizzato che viaggia attraverso tutto il Friuli e fa riscoprire dei prodotti rivisitati. Le domande è un progetto orientato allo sviluppo di laboratori informatici a basso costo e a basso consumo. L'idea è nata da una collaborazione con la LATS, la Lebanon Association for Training of Schools, che ha come obiettivo quello di introdurre nuove competenze informatiche all'interno delle scuole del Cameron. Da questa collaborazione abbiamo voluto trovare una risposta che fosse applicabile in tutte le scuole del mondo. Si tratta di un progetto che è finalizzato a valorizzare il nostro territorio, in particolare la provincia di Udine. Si tratta di 3 percorsi che noi consigliamo di fare in bicicletta o a piedi, durante i quali il turista può apprezzare sia la parte paesaggistica, sia soprattutto i vari monumenti relativi alla Prima Guerra Mondiale che ci sono lungo questi percorsi. E poi sono stati valorizzati grazie alla creazione di una cooperativa fatta da noi studenti, nella quale possiamo proprio testimoniare che è una cosa fattibile, perché saremo proprio noi a portare i turisti a far vedere il territorio. Allora, il Liceo Copernico, di cui noi siamo rappresentanti, si è occupato in quei momenti di due diverse attività. Nella prima abbiamo svolto una ricerca su 800 ragazzi per scoprire quali sono le preferenze dei giovani, quindi delle persone tra i 13 e i 20 anni, dei luoghi della città, valutandone pro e contro, alcune critiche e anche suggestioni e impressioni positive. Noi invece ci siamo occupati di recensire e analizzare il sito del comune di Udine e sono emersi alcuni punti di debolezza e alcuni punti di forza, anche se questi ultimi sono sicuramente più numerosi, e ci auguriamo che una generazione come la nostra, che ha uno sguardo sicuramente più ampio sul futuro, possa migliorare la nostra città e anche aiutare chiunque visiti il sito a poter trovare le informazioni che cerca. Allora, noi siamo dell'Istituto Esistente della Tisana e abbiamo realizzato il progetto che riguarda la settimana dinamica, ossia abbiamo commissionato all'Istituto Tecnologico, sempre di La Tisana, la produzione di un progetto che riguardasse la rilevazione dell'anidride carbonica. Il nostro compito, ossia quello del nostro istituto economico, è stato quello di inventare e far nascere una start-up, quindi abbiamo realizzato una SRL con il compito di portare sul mercato questo prodotto. Abbiamo cercato di realizzare tutto sul piano economico, quindi abbiamo redatto il business plan, abbiamo redatto la strategia di marketing, così da appunto vendere e ampliare il nostro mercato. Abbiamo anche, ci siamo anche occupati della pubblicizzazione del nostro prodotto, quindi come renderlo visibile all'esterno. Abbiamo realizzato quindi la vision e la mission del nostro prodotto e anche della nostra azienda. Allora, il progetto si chiama Self Resolver Robot SRA, è stato realizzato dalla classe seconda C dell'Ipsi da Rocco. La visione che abbiamo avuto è quella che gli automatismi diventeranno intelligenti, cioè dotati della propria capacità di decisionale. La strategia e i sistemi devono riconoscere la situazione in cui si trovano ed agire di conseguenza. L'azione che abbiamo poi realizzato è la gestione di 2 veicoli che percorrono il circuito in senso opposto, e all'atto dell'avvicinamento i veicoli si riconoscono e uccidono una traiettoria anticollisiva.